Grazie di essere qui, vi saluto e saluto contemporaneamente Piero Angela, che dovrebbe essere qui su una terza poltrona che non vedete, ma per un piccolo inconveniente è stato bloccato a Roma. Però ci sta seguendo in streaming, quindi ciao Piero e ciao anche dal professor Garattini, che ringrazio per essere qui. Oggi il tema rimane quello che avevamo stabilito con una piccola variante. Come sapete, il tema di oggi è la scienza, che cosa è scienza, che cosa non lo è e quindi che cos'è il metodo scientifico che ci permette di distinguere tra l'una e l'altra, tra la scienza e la pseudoscienza. Abbiamo pensato, ed è un po' l'idea guida di tutti questi incontri, che si ragiona meglio per esempi concreti. Anziché fare tanta teoria, è utile vedere nella pratica come si applica il metodo scientifico e per via negativa automaticamente si capisce anche che cos'è la pseudoscienza. Allora, un campo di ricerca di estrema importanza che riguarda tutti noi personalmente è quello della farmacologia. Tutti noi qualche volta nella vita abbiamo bisogno di farmaci e creare un nuovo farmaco è un'impresa scientifica difficilissima, straordinaria, in cui ci sono molti caduti sul campo. Si parte da molte molecole che si spera siano promettenti e poche, pochissime, talvolta nessuna molecola sopravvive fino al termine del lavoro di ricerca sulla effettiva efficacia di questa molecola. Partiremo quindi di qui, cercheremo di capire come si costruisce un farmaco con il metodo scientifico. Imparerete molte cose di farmacologia, ma soprattutto state attenti al metodo che viene applicato nella ricerca farmacologica, perché quello è un metodo che potete estendere dalla farmacologia a tutta la chimica, ed è ovvio, ma anche alla fisica, ma anche a tutte le altre discipline scientifiche. E aggiungerei, provenendo io da studi letterari, anche nelle materie umanistiche si applica il metodo scientifico, nel senso che fare una ricerca in una biblioteca, scrivere la bibliografia di un libro, fare una ricerca bibliografica accurata e saper costruire quindi nuove idee partendo da idee che si possono trovare già in altri libri, anche questo esige un metodo scientifico, una capacità critica di valutare quello che è stato scritto prima. Ma entriamo immediatamente nel merito. Il professor Garattini lo conoscete da infiniti interventi televisivi, quindi il suo viso vi è ben noto. Io vi ricorderò soltanto che è laureato in medicina, che è autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche sulle più importanti riviste del settore farmacologico e che nel 1963 ha fondato un istituto che si chiama Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Questo istituto ha oggi quasi 1000 ricercatori e ha più sedi. Il professor Garattini è originario di Bergamo, c'è una sede a Bergamo, c'è una sede molto importante a Milano, c'è un'altra sede anche in provincia, credo, di Bergamo e una nel sud, se non sbaglio, c'è anche un Negri Sud o vado errato, non lo so. Adesso questo ce lo dirà meglio il professor Garattini. Quello che è interessante è darvi ancora due dati numerici. 13.000 sono le pubblicazioni scientifiche che nell'arco di questi anni sono uscite da ricerche condotte al Mario Negri. Sono ricerche in molti campi fondamentali del settore farmacologico, dall'oncologia, quindi la cura dei tumori, all'ambiente e circa 4.000 laureati in medicina si sono specializzati in medicina, in farmacologia, si sono specializzati al Mario Negri. Quindi è un istituto che oltre a produrre ricerca, produce ricercatori, e ricercatori di primissimo piano. Allora io passo immediatamente la parola al professor Garattini. La seconda parte, mentre il professor Garattini si avvicina, ma forse non vuole avvicinarsi al computer, no, vuole passeggiare qui su questo, chiamiamolo palcoscenico, quello che succederà dopo è che io dovrò, ahimè, con le mie deboli forze sostituire Piero Angela, ma è semplicemente un piccolo scambio, nel senso che era previsto che io avrei fatto il 16 di gennaio una chiacchierata sulla creatività scientifica, l'anticipo oggi, e quello che oggi avrebbe detto Piero Angela su scienza e pseudoscienza ce lo dirà il 16 di gennaio, quindi soltanto un piccolo spostamento di date. Prego, professor Garattini.
Buon pomeriggio a tutti, grazie, sono molto felice di essere con voi. Avrei preferito mettermi lì giù in basso, ma non si può perché per via dello streaming, per via di altri problemi tecnologici, quindi rimango qui in alto. Quello di cui voglio parlarvi nel tempo che mi è stato concesso è quello di, come è stato detto, di parlare di farmaci, quindi in generale di terapia, e di cercare di far capire cosa bisogna fare e quanto è complesso stabilire se un farmaco è efficace, se i suoi benefici sono superiori ai danni e soprattutto quanto è efficace. Terapeutici. Vi dico subito che le bufale sono molto di più dei progressi terapeutici e queste bufale non riguardano tante volte anche la medicina ufficiale, riguardano tante volte quello che chiamiamo il mercato della medicina, però sono molto più frequenti nell'ambito di coloro che vantano proprietà. Difatti posso dire che parallelamente alla medicina, quella che chiamiamo la medicina ufficiale, si è sviluppato un tipo di medicina che viene chiamata normalmente alternativa. Siccome poi si sono accorti che non può essere veramente alternativa, perché di fronte alle gravi malattie bisogna poi di fatto utilizzare i farmaci che sono accreditati, ecco allora che compaiono altri nomi. Quindi quando sentite parlare di medicina complementare o di medicina integrata, è un altro modo per dire che è una medicina che vuole accostarsi alla medicina ufficiale e naturalmente rimane sempre senza quelle basi scientifiche che dovremmo avere. Voi ne avete sentito parlare di queste cose perché in Italia, questo è un fenomeno soltanto italiano purtroppo, i casi di Bella o i casi Stamina credo che li avete seguiti come dei casi in cui sembrava che si fosse scoperto chissà che cosa per curare le malattie, cose che poi sono state ampiamente smentite. Ma ci sono tantissime cose di questo genere, dalla cura dei tumori con il bicarbonato di sodio alla ricerca sono stati ben 30.000 italiani che sono andati a Cuba a cercare prodotti dello scorpione azzurro pensando che fossero attivi sui tumori, e ci sono anche tutte queste cose, il miracolo del pH alcalino, vedete, per recuperare la salute, i rimedi naturali per combattere le allergie, ci sono tantissime di queste cose. E questo è un altro esempio, non su riviste diciamo minori, ma su riviste che hanno un certo prestigio e che girano, questo diciamo, è l'inserto del Corriere della Sera. E vedete qui uno dei tanti esempi di questa medicina alternativa. È un superfood capace di contrastare oltre 300 disturbi. Quindi pensate a una cosa che è questa, un estratto di questa moringa olifera che riesce a contrastare 300 disturbi per via del suo potere antiossidante, e questo diciamo è una delle cose che circolano come se fossero vere, come se qualcuno avesse veramente dimostrato, anche se non so bene se il dottor Roberto Volpe fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche o se magari è qualcuno che si vanta di far parte di una organizzazione. In linea generale, questo tipo di prodotti ha delle caratteristiche che sono molto comuni fra di loro. Vedete, sono interventi attivi su tutte le malattie e in ogni caso sono attivi sui tumori, perché siccome i tumori naturalmente sono una delle cose più
difficili da curare. Se qualcuno dice che è attivo sul tumore, naturalmente è una cosa bellissima. Non hanno ipotesi plausibili sul meccanismo d'azione. Vedete questa olifera che agisce su 300 disturbi, bisognerebbe sapere con quale miracoloso meccanismo riesce a debellare 300 disturbi di salute. In generale vengono citati soltanto degli aneddoti, c'è qualcuno che l'ha preso, è stato bene. Non so, sul Corriere della Sera qualche tempo fa c'era, per quanto riguarda i trattamenti omeopatici, c'era una disquisizione da un lato molto precisa sul fatto che l'omeopatia è acqua fresca sostanzialmente, e dall'altra c'era invece un articoletto in cui c'era una persona che diceva: io stavo malissimo, ho preso un farmaco omeopatico e ho vinto addirittura le Olimpiadi. Quindi, per dire come le cose, e naturalmente è molto più facile essere impressionati dal fatto che uno vince le Olimpiadi perché ha preso un farmaco rispetto al fatto di una descrizione, diciamo, scientifica del perché questi prodotti in realtà non contengono nulla. Sono naturalmente interventi senza effetti tossici, perché questi sono perfettamente tollerati, spesso hanno origine da paesi lontani, quindi vengono dall'Asia, vengono da vari posti, sono disponibili da molto tempo, cioè è una terapia che esiste e che è sempre utilizzata, sono utilizzati da milioni di persone, questo è un altro argomento che viene spesso usato. E poi soprattutto sono ostacolati dalle industrie farmaceutiche, questa è un'altra cosa che colpisce molto la gente, cioè io ho sviluppato una cosa così importante, perché mi oppongono? Perché ci sono le opposizioni? Perché l'industria farmaceutica, se io metto in giro le mie cose, muore, non ha più il mercato che aveva, dimenticando che la potenza dell'industria farmaceutica con i suoi 3 trilioni di euro di vendite all'anno può comprare tutto quello che vuole, quindi anche il propositore di qualsiasi nuova terapia. E poi, diciamo, se vediamo le persone che credono a questo tipo di problemi, abbiamo un identikit che più o meno, se voi trovate delle persone che hanno alcune di queste caratteristiche, 3 o 4 di queste caratteristiche, avete una forte probabilità che poi credano anche nella medicina alternativa. O sono vegetariani o vegani, combattono gli OGM, hanno sostenuto a suo tempo la terapia di Bella, erano favorevoli a Stamina, magari sono andati a protestare perché Stamina non veniva utilizzata, sono contrari alla sperimentazione animale, preferiscono il cibo bio, così pagano molto di più quello che si può pagare, molto di meno, utilizzano prodotti omeopatici o erboristici, sono anti-vax, credono negli oroscopi, amano il naturale. E questo è un altro punto molto importante, il naturale. Se si dice naturale, qual è l'impressione che vi viene? È un'impressione molto semplice, è buono, perché il naturale è considerato buono. Difatti, se state attenti agli aspetti televisivi e alla pubblicità televisiva, ci sono due cose che compaiono. Uno, qualsiasi spot c'è sempre un cane, non si sa perché, non c'entra niente magari, ma c'è sempre un cane perché fa buona impressione, tutti noi amiamo gli animali, quindi vedere un cane è una cosa molto bella. E poi, se possono mettere il termine naturale o naturalistico o qualcosa del genere, ce lo mettono, perché l'idea è che il naturale è buono, che è una cosa assolutamente inverosimile. Cioè, i peggiori veleni li troviamo in natura, i batteri e i virus sono assolutamente naturali, non è che li ha inventati l'uomo, sono naturali. Non questa idea, che è un'idea di sottocultura in qualche modo, che il naturale sia buono, è perché è in contrapposizione con la chimica. La chimica invece è cattiva, perché la chimica crea tanti problemi e crea l'inquinamento, come se i prodotti naturali non fossero fatti di sostanze chimiche.
sono fatti esattamente di sostanze chimiche, solo che i contaminanti li conosciamo meglio delle sostanze chimiche che sono presenti nei prodotti naturali e che possono essere tossiche quanto le sostanze che produciamo in chimica. Naturalmente in questo entra tutto il problema dei vaccini, di cui anche voi credo siete stati testimoni in questi ultimi tempi, con tutte le, diciamo, quello che gira in internet, nei social network, nella stampa, anche nei mass media, e è facile fare delle affermazioni le affermazioni semplici si fanno senza dare prove, chi le deve contrastare deve invece dare delle prove, quindi è molto più complicato. Per esempio, i vaccini inducono autismo, questa è una cosa che è circolata, che la stragrande maggioranza della gente ha questa paura, che induca. Se andate a vedere, andate a indagare dove nasce questo problema nasce da un signore, da un medico per la verità, che si chiama Andrew Wakefield, il quale ha pubblicato un lavoro su una rivista molto importante in cui ha affermato, sulla base di dati che lui aveva raccolto, che chi si faceva vaccinare aveva più probabilità, poi i bambini vaccinati aveva più probabilità di avere forme di autismo. Bene, c'è stato qualcuno che poi ha indagato, ha cercato di riprodurre le cose, perché nella scienza vera non c'è mai niente che si possa, diciamo, sostenere se non è stato replicato da qualcun altro. Chi ha replicato non ha trovato questo, e qualcuno è andato a indagare come mai questo signore aveva fatto. E questo il dottor Wakefield è stato poi costretto a ritirare il suo lavoro, il suo articolo dalla pubblicazione, che è una delle cose più gravi che possa incorrere un ricercatore, di dover ritirare un lavoro perché è falso. È stato condannato dai tribunali inglesi ed è stato espulso dall'Ordine dei Medici perché aveva creato problemi di salute molto importanti. Però tutti ricordano e tutti diffondono l'idea semplice che i vaccini facciano diventare autistici, ma nessuno invece va a vedere, va a guardare e va a capire di che cosa si tratta e da dove nascono le notizie. E di queste cose ce ne sono moltissime. Non abbiamo, i vaccini indeboliscono il sistema immunitario, particolarmente nel neonato. Beh, certo, uno dice, come inietti tante proteine in un neonato, che cosa sta? Il neonato è fragile per sua natura. Non è vero niente, perché la capacità di rispondere agli antigeni si sviluppa durante durante il periodo fetale, e quando un neonato nasce è pronto a reagire a molti più antigeni di quanto non gli vengano dati con i vaccini che vengono somministrati. Ancora, i vaccini non sono sicuri, vi sono molti effetti tossici. Non c'è niente che non sia tossico, il problema è sempre quello di valutare qual è il rapporto fra i benefici e le tossicità. Se andate in macchina avete un rischio probabilmente molto più elevato del rischio che possa derivare da una vaccinazione, perché il rischio da vaccinazione sappiamo che è molto limitato, soprattutto se consideriamo le centinaia di milioni di persone che in tutto il mondo hanno un grande beneficio da parte della vaccinazione. Non si deve vaccinare perché non vi sono più le malattie. Questa è una delle cose che è presente fra i genitori che sono più giovani, non hanno mai visto le malattie. Chi di noi, come me, che ha un lungo chilometraggio, ha visto tanti bambini ammalati di poliomielite. Pensate che fine degli anni 50 c'erano circa 5.000 bambini all'anno che si ammalavano di poliomielite, e la metà moriva e la metà rimaneva fortemente disabile. Il vaccino ha cambiato completamente la situazione, e oggi credo che sia difficile vedere un poliomielitico, non ci sono. Naturalmente uno dice, ma perché vaccinare se non c'è la malattia? Ma la malattia non c'è perché vacciniamo.
se non vaccinassimo ritornerebbe. E difatti avete visto, per esempio, per il morbillo, dove ci sono stati anche dei bambini che sono morti, è ritornato perché è diminuita la vaccinazione contro il morbillo. E ancora, i vaccini contengono sostanze tossiche, mercurio, alluminio, eccetera, eccetera. Anche queste cose qui non sono vere, il mercurio non è più presente. L'alluminio è presente, ma in quantità piccolissime. Se mangiate il cibo che è bollito, che è cotto in un recipiente di alluminio, probabilmente ne prendete molto di più di quanto non ci sia in un vaccino, e così via. Lo squalene, che ha questo nome che fa paura, per lo squalo, è un altro che un intermedio del colesterolo. Ne abbiamo probabilmente centinaia di grammi nel nostro organismo, e quello che c'è lì sono milligrammi. Quindi vedete come ci sono delle discrepanze. E poi naturalmente la cosa che aveva reso fieri tutti gli anti-vax era dire: ma come, noi siamo l'Italia, siamo l'unico paese in cui 10 vaccini sono obbligatori. Beh, qualche settimana dopo la Francia ha stabilito un obbligo per 11 vaccinazioni, quindi non siamo i soli. Per dirvi quanto è complicato cercare di controbattere affermazioni che sono sbagliate. Tutti credono, per esempio, nello scillococcinum, che è uno dei preparati dell'omeopatia, e probabilmente tanti di voi, quando eravate bambini, lo avete assunto. Beh, ci sono ben 6 revisioni sistematiche di questo gruppo, che è la Cochrane Collaboration, che è un gruppo che si occupa soltanto di andare a guardare tutta la bibliografia, tutto quello che c'è, e di stabilire poi dei rapporti per capire se qualcosa è veramente efficace oppure no. Tutte queste 6 revisioni sistematiche non danno nessuna prova di attività per quanto riguarda tutte queste malattie, per cui di fatto viene utilizzato questo prodotto. E allora vorrei passare di più a quello, a cercare di farvi vedere invece che cosa bisogna fare, come si fa a ottenere una evidenza scientifica che un preparato veramente abbia e dia beneficio. Perché la scienza agisce in modo critico. La posizione di un ricercatore è quella di non credere in quello che si vede e di cercare le prove per stabilire se è utile crederci oppure no. E cioè cerca di risolvere le incertezze. E quando noi abbiamo un preparato, che sia della medicina alternativa o che sia di qualsiasi altra parte o di qualsiasi origine, siamo di fronte a un'incertezza. Cioè non sappiamo, o abbiamo qualche piccola evidenza aneddotica, ma non sappiamo che cosa fa veramente quel prodotto, e quindi dobbiamo prendere una decisione. Le decisioni di fronte all'incertezza sono decisioni molto difficili. Nessuna decisione soddisfa, perché se io dico: comunque, siccome è incerto, non voglio utilizzarlo, non ne voglio sapere niente, però perdo la possibilità che invece possa essere benefico, non lo so. Quindi il dire no può essere rischioso. Se invece dico sì, beh, non so se poi è tossico, quindi rischio di esporlo a tossicità. Quindi prendere decisioni di fronte all'incertezza è sbagliato. L'unica cosa che possiamo fare è fare quello che chiamiamo uno studio clinico randomizzato, controllato. Questo, diciamo, è lo schema che dovremmo sempre applicare tutte le volte in cui abbiamo incertezza. E questo schema, diciamo, opportunamente modificato, è stato sviluppato in tutti questi decenni e migliorato nel campo dei farmaci, ma forse potrebbe essere applicato a tanti altri aspetti della nostra vita quotidiana. Allora, comunque non è che perché c'è incertezza possiamo andare immediatamente a fare uno studio clinico controllato. Se c'è incertezza dobbiamo prima cercare di costruirci una base, perché
un prodotto lo devo utilizzare, che so io, nel Parkinson piuttosto che in un'altra malattia. Quali sono le ragioni? E naturalmente le ragioni le dobbiamo trovare attraverso una serie di pratiche che sono prima di tutto dagli studi in vitro che facciamo sulle cellule o in silico per capire se c'è una probabilità. Facciamo studi in vivo soprattutto anche per renderci conto che il prodotto non sia tossico e poi facciamo studi negli animali che vengono fatti in modo diciamo successivo, cioè quella che chiamiamo fase 1 è una fase in cui andiamo a guardare prima di tutto se il prodotto che vogliamo somministrare viene assorbito, se nel sangue ritroviamo quantità che sono compatibili con gli studi che abbiamo fatto prima, cioè se io vedo che un prodotto è attivo a 10 microgrammi per millilitro sulle cellule tumorali in cultura, quando passo dopo gli esperimenti animali, passo nell'uomo, dovrò andare a vedere se raggiungo almeno 10 microgrammi, perché se non li raggiungo evidentemente non ho nessuna probabilità che il prodotto possa essere attivo. Devo stabilire quali sono le dosi massime che posso utilizzare senza avere delle forme di tossicità. Poi c'è la fase 2, che è una fase di efficacia preliminare, cioè mi devo rendere conto se vedo qualcosa che succede nell'organismo o se non vedo assolutamente nulla. E dopodiché passo a quella che è la fase più importante, quella che abbiamo definito come studio clinico controllato, che è lo studio di fase 3. E queste fasi qui sono, le definiamo come ricerca della tollerabilità, ricerca dell'efficacia, abbiamo detto, e lo studio clinico controllato. Allora, si racconta che il primo test clinico della storia si è avvenuto nel 1747 su una nave della corona britannica. Il medico di bordo, per scoprire la migliore terapia contro lo scorbuto, distribuì vari preparati, secondo le conoscenze dell'epoca, ai marinai divisi a due a due. Uno di questi preparati era composto di arance e di limone. Solo i due marinai che lo presero guarirono. Questo test risolse l'incertezza e rivelò la cura più efficace. Le cose sono ovviamente molto cambiate dal 1747, ma ora come allora, l'unico modo per rispondere alle incertezze sui vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti è fare studi clinici. Studio clinico. Primo punto. Il progetto dello studio clinico deve essere approvato non dagli stessi sperimentatori, che ovviamente potrebbero avere qualche interesse ad un buon risultato, ma da un comitato etico, composto da esperti indipendenti e anche da comuni cittadini. Secondo punto. Bisogna dividere i pazienti prescelti in due gruppi, quello cui verrà somministrato il nuovo farmaco e un secondo gruppo che funzionerà da controllo. Al gruppo di controllo verrà dato un placebo, cioè un preparato inerte, ma dall'apparenza in tutto e per tutto simile al farmaco da mettere alla prova. Nei casi in cui per quella malattia esista già un farmaco efficace, invece del placebo al gruppo di controllo verrà dato, per motivi etici, il farmaco già disponibile. Questa distribuzione dei pazienti nei due gruppi dovrà essere assolutamente casuale, un po' come estrarre i numeri di una tombola. Quello che tecnicamente si chiama randomizzazione e permette di ottenere gruppi omogenei da confrontare. Terzo punto. Nel test, i pazienti non devono sapere se stanno ricevendo il farmaco o il placebo, ma nemmeno i medici devono sapere cosa stanno somministrando. Il test deve essere organizzato in modo che tutti siano all'oscuro. In questo modo si eviteranno suggestioni o pressioni anche involontarie. Il doppio cieco, appunto. Quarto punto. Alla fine dello studio clinico, le cartelle cliniche dei pazienti dei due gruppi devono essere analizzate da una terza equipe medica, che non ha partecipato al doppio cieco, anzi, ne è totalmente estranea. Quinto punto. Lo studio clinico con il doppio cieco deve essere ripetuto in altri centri indipendenti. Sesto punto. Non basta che il nuovo farmaco si riveli efficace statisticamente nei confronti del controllo. Il farmaco deve migliorare realmente le condizioni dei pazienti. Quindi bisogna valutare sia i benefici che gli effetti collaterali, cioè dannosi.
un'attenta misura dei benefici e dei danni. Visto che le cose non sono così semplici, cioè quando si deve fare uno studio clinico controllato, bisogna mettersi nelle condizioni di non farsi influenzare dall'emotività, perché sappiamo molto bene qual è l'effetto del placebo che permette, per il fatto stesso di ricevere qualcosa, ci si sente automaticamente un po' meglio, almeno per un determinato periodo di tempo. Però dobbiamo, diciamo, essere, come ho detto all'inizio, con la scienza dobbiamo essere sempre critici, e quindi non possiamo ignorare che per vari interessi, che sono prevalentemente di tipo economico, ma tante volte anche di tipo ideologico, per difendere il proprio lavoro preliminare, per difendere le proprie ricerche, ci sono, diciamo, c'è la possibilità di svicolare e quindi di non applicare in pieno questo sistema, di applicarlo, ma di applicarlo con alcune varianti che naturalmente favoriscono gli eventuali benefici indotti dal medicamento. E qui vi voglio dare alcuni esempi. Per esempio, la stima del campione, cioè quanti pazienti dobbiamo impiegare per fare in modo che i nostri risultati siano significativi. Non è un problema semplice, è un problema fondamentale, perché se non ho, attraverso il calcolo del mio campione, cioè del numero di pazienti che devo utilizzare, se non ho una popolazione sufficiente, non potrò fare la statistica di questo campione, perché i risultati non saranno sufficienti. E qui ci sono alcuni principi. Deve evitare di avere pochi pazienti o troppi pazienti, perché se io ne impiego troppo pochi non avrò i risultati, se ne impiego tanti è sbagliato, perché sottopongo a rischi, perché ogni esperimento ha il suo rischio, sottopongo ai rischi pazienti, per cui non c'è bisogno di avere il rischio. Quanto più alta è la variabilità dei controlli, tanto più pazienti saranno necessari. Cioè, se i miei controlli hanno la malattia in modo variabile a seconda dei gruppi che scelgo, per avere un risultato significativo avrò bisogno di più pazienti. Quanto più alto è l'effetto atteso, tanto meno pazienti sono necessari. Se tutti i miei pazienti che tratto con un nuovo farmaco guariscono dal tumore, e questa è l'ipotesi che faccio quando comincio, è chiaro che non ho bisogno di un gran numero di pazienti, perché il risultato è così importante da non richiedere una grande numerosità. Ma quanto più piccolo è l'effetto atteso, tanto più ho bisogno di pazienti. E difatti lo vedete qui: se io penso che la frequenza degli eventi del mio gruppo di controllo sia del 20%, cioè se i pazienti che tratto, supponiamo, hanno il 20% di infarto cardiaco, io ho bisogno di gruppi di contrattamento di almeno 250 pazienti. Se la frequenza diventa più bassa, ho bisogno di un numero sempre maggiore. Cioè, se io tratto una popolazione che ha grandissimo rischio di avere infarto, avrò tanti eventi negativi e quindi avrò bisogno di relativamente pochi pazienti per vedere un miglioramento. Ma se tratto dei pazienti sani, perché non abbiano l'infarto, la probabilità che abbiano l'infarto è molto bassa. Per vedere una differenza avrò bisogno di un numero molto elevato. Questo tipo di problemi naturalmente non se li pongono quelli che hanno questi farmaci miracolosi. Faccio un esempio per farvi capire come è importante, in questo caso, come l'impiego del placebo non sempre è, e l'avete sentito, visto nel film,
se io ho un farmaco efficace, il mio nuovo farmaco non lo devo utilizzare contro placebo, perché sottopongo i pazienti a dei rischi, quelli di controllo, a dei rischi che potrei evitare. E vi faccio una storia molto semplice, in una malattia molto grave che è la sclerosi multipla. Se prendete la sclerosi multipla, ci sono degli attacchi che danno una situazione molto grave al paziente. Nel 1995-96 sono stati messi a punto dei farmaci, l'interferone beta 1A, 1-beta, il glatiramer, che hanno il vantaggio di ridurre di circa un terzo la comparsa di questi attacchi che avvengono nella sclerosi multipla. Bene, negli anni successivi ci sono stati 6 farmaci dal 2006 al 2012. Tutti questi farmaci, pur avendo diciamo, la consuetudine di usare i farmaci che vi ho fatto vedere prima, hanno voluto testare i nuovi farmaci contro placebo, perché volevano dimostrare che fossero attivi. Se li avessero fatti contro invece i farmaci di riferimento, avevano meno probabilità di dimostrarne una maggiore efficacia. E di fatto cosa si è ottenuto? Si è ottenuto che i pazienti che hanno partecipato a questi studi hanno avuto ben circa 600 casi di attacchi che sarebbero stati evitati se avessero utilizzato i farmaci che già esistevano. Cioè, questo è un problema etico molto importante. Sottoponiamo dei pazienti a dei rischi quando potremmo evitarlo. Come doveva essere invece l'esperimento giusto? L'esperimento giusto doveva essere questo, in cui potevo avere sì un placebo, però dovevo avere un farmaco di riferimento. Vedete che questo dà un numero di attacchi minori di questo gruppo di placebo. Questo è il nuovo farmaco e vedete che anche lui dà meno placebo, però non c'è differenza statistica rispetto al glatiramer. E questo poi dal punto di vista economico fa una grande importanza, perché se io avessi fatto un esperimento del genere non potevo dire il mio farmaco è meglio di quelli che esistono, perché statisticamente non era differente. Se lo faccio soltanto contro placebo, io posso dire che il mio farmaco è straordinario, perché diminuisce di molto l'effetto, diminuiscono di molto questi attacchi. E così via. Bisogna anche fare in modo che si scelgano veramente i migliori trattamenti. Vi faccio vedere questo esempio. Questo è un nuovo farmaco antitumorale che viene saggiato contro un farmaco già noto, che è un farmaco anche lui antitumorale per il trattamento di tumori renali metastatizzati, cioè già in fase molto avanzata. Bene, vedo che questo farmaco aumenta la sopravvivenza di 5,4 mesi, un effetto che rappresenta ovviamente un vantaggio. Però io ho comparato un farmaco, Everolimus, che molti anni prima, se vado a guardare nella letteratura, non aveva nessun effetto, mentre ho ignorato un altro farmaco che si chiama sorafenib, che contro placebo faceva guadagnare di 3,4 mesi. Allora, vedete che se io avessi utilizzato questo invece del Everolimus, forse questi 5,4 mesi non sarebbero stati differenti dal punto di vista statistico dall'effetto di quell'altro farmaco. Ecco, questo vi dà un'idea di come, diciamo, bisogna non soltanto avere i principi, ma poi applicarli in modo corretto. Qui vorrei, forse salto alcune cose perché tanto non voglio farvi vedere un'altra cosa che è molto importante, e cioè che tipo di pazienti introduciamo, perché i risultati possono variare molto a seconda del tipo di pazienti che introduciamo. Per esempio, nella stragrande maggioranza dei casi noi abbiamo
in generale la scelta di pazienti che sono fra i 18 e i 55 anni. Perché? Maschi, perché? Perché questi sono soggetti che in generale sono molto più resistenti, hanno una fisiologia che è da adulti. Ben diverso sarebbe il fatto se includessimo invece soggetti anziani, oltre i 65 anni. Questi sono soggetti che hanno già dei problemi perché la loro fisiologia è già in qualche modo un po' deteriorata e quindi avremmo probabilmente degli effetti collaterali maggiori se li introducessimo. Però li dovremmo introdurre perché? Perché sono i pazienti su cui poi i farmaci verranno utilizzati. Tenete presente che il 70% dei farmaci si utilizza nei soggetti che hanno più di 65 anni. E quindi, e qui invece quello che voglio farvi vedere è che gli studi clinici controllati includono pochi pazienti anziani, maschi e femmine, e questo poi crea una grande difficoltà nel trasferire le dosi e i tempi utilizzati nei soggetti che invece sono... Questo, per esempio, vi posso far vedere che l'80% dei pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca hanno un'età superiore ai 65 anni. Però gli studi più importanti che riguardano l'efficienza cardiaca, i pazienti con più di 65 anni sono solo il 20%. La non rappresentatività fa sì che non ci sia poi la possibilità di trasferire i risultati. E questo è vero particolarmente per quanto riguarda le donne, perché solo un terzo dei soggetti reclutati negli studi cardiovascolari sono donne e solo il 31% degli studi analizza le differenze di sesso. Molti studi di fase 1 e 2 che avete visto prima includono solo maschi e anche perfino negli studi animali si utilizzano prevalentemente dei maschi, quindi c'è questa penalizzazione delle femmine che avendo un metabolismo particolare, che essendo diversi dai maschi, evidentemente meriterebbero invece di essere incluse. E questo fa sì che poi gli effetti tossici avvengono molto di più nelle donne che non nei maschi, proprio perché non sono state incluse negli esperimenti e quindi non si conosce qual è la reazione del sesso femminile di fronte ai farmaci. E questo crea un altro tipo di problemi, cioè della grande attenzione che abbiamo sui benefici. E l'attenzione sui benefici dipende dal fatto che è molto più facile esaltare i benefici che non descrivere la tossicità, perché evidentemente se uno dice che certi farmaci sono tossici, beh, influenza molto il mercato dei farmaci e quindi tutti gli studi di tossicità sono visti sempre come una cosa che è meglio non avere, perché i mass media tutti sono pronti a magnificare i benefici, fa molta più notizia i benefici che non la tossicità. E questo avviene purtroppo anche nella ricerca, perché solo poche riviste si occupano di tossicità. E il report annuale dell'AIFA dedica solo 7 delle 88 pagine per descrivere gli effetti avversi, perché prevalentemente si parla di benefici. E anche nelle riviste internazionali più prestigiose solo l'1% degli articoli riguardano l'effetto tossico dei farmaci. Quindi vedete questa disparità che e questo diciamo avviene nelle riviste più importanti. E allora ecco che abbiamo un'altra esigenza accanto, diciamo, per questi studi clinici controllati. Abbiamo bisogno che vengano fatti il più possibile da enti indipendenti, perché evidentemente l'industria ha sempre un suo interesse che porta a magnificare i risultati positivi piuttosto che quelli negativi. E allora perché vogliamo studi indipendenti? Per evitare, come abbiamo detto, l'utilizzo inappropriato del placebo. Uno studio fatto da un ente che non ha un interesse specifico per quel prodotto sceglierà il miglior tipo di controllo.
non userà disegni di non inferiorità, userà parametri terapeutici, escluderà, non escluderà le popolazioni fragili e stabilirà anche se la differenza statisticamente significativa è anche una differenza clinicamente significativa. E poi gli studi clinici indipendenti devono essere orientati ai veri interessi degli ammalati, che non sono necessariamente sempre gli interessi dei produttori di farmaci, perché le malattie rare, evidentemente se sono rare, non hanno un grande mercato, quindi poca gente si occuperà delle 7.000 malattie rare che abbiamo e per cui in gran parte non abbiamo terapie. Non si faranno studi comparativi, l'appropriatezza terapeutica, eccetera, tutta una serie di cose che richiedono che ci siano più studi indipendenti rispetto a quelli che ci sono. L'ultima parte delle cose che vi voglio dire riguarda invece non soltanto il modo con cui stabilire l'efficacia, ma stabilire quanto sono efficaci i farmaci, perché è molto importante avere non solo un'idea qualitativa, ma avere anche un'idea quantitativa, cioè quanto sono importanti i farmaci, perché quello che noi facciamo in fondo lo facciamo su quello che consideriamo un gruppo omogeneo. Abbiamo detto, abbiamo il gruppo dei trattati, abbiamo il gruppo dei controlli e li trattiamo come se fossero due gruppi omogenei comparabili. Cerchiamo di renderli comparabili perché hanno dentro tutte le tipologie, sia gli uni sia gli altri. Però quando passiamo dagli studi clinici controllati all'applicazione negli individui, ce li ritroviamo tutti differenti. Qui li avevamo messi insieme, ma quando ci rivolgiamo a fare la terapia di uno, evidentemente abbiamo ognuno diverso dall'altro e quindi dobbiamo poi applicare quello che sappiamo sulle popolazioni agli individui. E come si fa? Beh, un modo che si può utilizzare è quello di calcolare quanti pazienti devo trattare perché uno abbia il beneficio. E questa è una formula che si chiama NNT. Possiamo fare la stessa cosa per stabilire quanti pazienti dobbiamo trattare perché uno abbia un effetto tossico. E la comparazione fra queste due cose evidentemente è molto importante. Io vi darò solo alcuni esempi per quanto riguarda gli aspetti quantitativi della efficacia. Ecco qui, come faccio a costruire questo NNT? È molto semplice, molti di voi hanno fatto matematica, questa è la matematica più semplice che si possa immaginare. Se io ho il mio farmaco B, che supponiamo sia il farmaco di controllo, che dà un beneficio del 2%, quindi diciamo un beneficio importante in una popolazione del 2%, ho il mio farmaco A che dà invece un beneficio del 3%, se calcolo la differenza relativa dico, accidenti, questo è un farmaco molto importante perché mi ha aumentato del 50% l'efficacia. In termini relativi è il 50% la differenza fra 2 e 3. E questo è quello che vedete sempre come propaganda. In realtà non è così, perché il beneficio è dato dal assoluto, è dato dal 3-2, cioè il beneficio è l'1%. E se calcolo 100 diviso 1 mi dà 100. Vuol dire che devo trattare 100 pazienti perché uno abbia il vantaggio. E se io so che un farmaco è attivo, penso che sia attivo per tutti. Ma se invece vado a guardare per ogni farmaco qual è la sua reale efficacia, mi rendo conto che l'efficacia c'è, importante, perché anche l'1% è importante, se trattiamo milioni di persone diventano migliaia, però devo sempre trattare 100 pazienti perché uno abbia il vantaggio. Che vuol dire questo sostanzialmente? Oggi diciamo, c'è una grande tendenza
a trattare pazienti che hanno un alto livello di colesterolo, perché si è visto che questo trattamento diminuisce la probabilità di avere un infarto. E quindi possiamo guardare un pochino come stanno le cose, questo ve lo dico in termini grafici. Se noi abbiamo 100 pazienti e non li trattiamo con statina, dopo 10 anni abbiamo 80 pazienti che stanno bene e 20 pazienti che invece hanno avuto un infarto cardiaco. Se li tratto con una statina, ne avrò, in questo caso che sono pazienti ad alto rischio, ne avrò sempre 80 che stanno bene come gli altri, ne ho 5 che si aggiungono agli 80 che stanno bene e ne ho comunque altri 15 che avranno in ogni caso l'infarto cardiaco. Questo vi dice qual è la proporzione in 10 anni che posso ottenere rispetto al numero che devo trattare. Evidentemente un medico, se ha veramente presente come stanno le cose in termini quantitativi, sta molto attento, perché uno su 100 è un po' tante volte come giocare alla lotteria. Vuol dire che ce ne sono 99 che non avranno nessun vantaggio, o perché comunque sarebbero stati bene, o perché in ogni caso avranno lo stesso la malattia. E qui vi do alcuni esempi. Sempre per le statine, questi farmaci anticolesterolo, se li impieghiamo in una situazione in cui il rischio non è un rischio enorme e li trattiamo per evitare un ictus cerebrale, dobbiamo trattare 400 persone perché una abbia il vantaggio. Se lo usiamo per cardiovascolare, abbiamo invece, quindi per l'infarto cardiaco, più o meno quello che abbiamo visto prima. L'ezetimibe, che è un altro farmaco, è meno attivo perché bisogna trattare 350 pazienti perché uno abbia il vantaggio. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che i 349 avranno in ogni caso o l'infarto o comunque non avranno benefici, ma avranno la tossicità che dipende appunto dalla presenza del farmaco. Potrei dare tantissimi altri esempi. Questo, la metformina, qui parliamo di trattamenti contro il diabete. Vedete, dobbiamo trattarne 200 perché ci sia una mortalità in meno in un diabete di tipo 2, quello dell'adulto. Dobbiamo trattarne 481 perché ci sia una malattia cardiovascolare che non avviene. Però guardate, una buona dieta, basta trattarne 80 per avere uno che ha un vantaggio. Quindi vedete come spesso magari i farmaci vengono sopravvalutati rispetto invece ai buoni stili di vita che potremmo utilizzare e che è bene utilizzare fin da giovani. E così anche per i farmaci che agiscono sulla pressione, vedete che i numeri sono alti, ne dobbiamo trattare tanti perché uno abbia il vantaggio. Con questo non voglio sminuire la importanza, ma voglio darvi un'idea quantitativa, perché naturalmente se in Italia abbiamo 10 milioni di ipertesi, alla fine quelli che hanno vantaggio sono tanti, ma sono molte volte di più quelli che non hanno nessun svantaggio e sono molte volte di più quelli per cui il Servizio Sanitario Nazionale spende i soldi senza alcuna necessità. Vabbè, qui voglio andare avanti. Allora, l'ultima parte, finisco, è una parte che cerca di risalire più a monte, perché molte di queste cose non sono conosciute, perché la popolazione italiana è una popolazione un po' diversa da quella degli altri paesi, in cui quando scoppiano problemi di salute ne parlano tutti, discutono tutti, si creano discussioni senza fine, i partiti addirittura politici prendono la posizione, i governi prendono decisione di fare magari sperimentazioni che sono completamente senza senso, come quella che per fortuna abbiamo scongiurato nel caso di Stamina. Perché?
perché la nostra società, la società italiana, non accetta la scienza come parte della conoscenza e come parte della cultura. Questo è, secondo me, il problema fondamentale. È vero che a scuola si insegna scienza, si insegnano i contenuti della scienza, ma i contenuti della scienza passano molto rapidamente, mentre invece i principi che regolano la scienza sono dei principi che rimangono, e imparare i principi della scienza dovrebbe essere la cosa fondamentale che si insegna, perché una volta imparati i principi della scienza, cominciando dalle elementari, abbiamo un imprinting, cioè abbiamo un modo di vedere le cose che rispecchia molto di più la razionalità di quanto non sia invece qualsiasi altro atteggiamento. Perché? Perché la nostra cultura è ancora di tipo letterario, filosofico, giuridico. Difatti, se voi prendete qualsiasi giornale, anche i più autorevoli, prendete il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha delle pagine della cultura, come tantissimi giornali. Ma se voi guardate cos'è la cultura, non c'è niente che riguardi la scienza. Non ci sono articoli scientifici, ci sono articoli artistici, letterari, filosofici, ci sono commenti di libri, ma no, non c'è la scienza. La scienza dove sta? Sta in un'altra pagina. Se ci sono importanti conoscenze scientifiche, stanno in un'altra pagina. Perché? Perché l'idea è quella che la scienza, in fondo, è più tecnologia, è qualcosa che dà benefici. Prima non c'era il telefonino, adesso c'è, prima non c'era il computer, adesso c'è, prima non c'erano farmaci, adesso ci sono. E quindi si ha un'impressione della scienza come portatrice di benefici, ma non abbiamo una idea della scienza come capace di creare conoscenza e quindi di aggiungersi a quella che è la cultura. E questo, diciamo, è veramente grave, perché in una società che diventa sempre più tecnologizzata, è chiaro che tutte le decisioni che i singoli dovranno prendere rispetto alla loro salute sono decisioni che dipendono dalla conoscenza dei principi scientifici, perché secondo un modo di vedere le cose razionale, voglio che quello che mi fanno o quello che scelgo io di fare in campo della mia salute sia basato sull'evidenza scientifica, cioè sia basato sul fatto che mi può dare dei benefici molto più che delle forme di tossicità. E che, diciamo, noi nel nostro paese abbiamo grandi difficoltà a sostenere la scienza come parte dello sviluppo e della cultura di un paese è dato dal fatto, guardate il numero dei ricercatori, su mille lavoratori, nel 2014, ma non è cambiato nulla, noi ne abbiamo la metà rispetto agli altri paesi, quindi siamo un paese destinato a fare pochi progressi, perché non è che noi siamo il doppio intelligenti degli altri, insomma, se siamo in pochi, siamo in pochi, non possiamo fare granché. E questo si rispecchia anche, guardate, i laureati in materie scientifiche rispetto agli altri paesi. Nel Regno Unito sono quasi 17, da noi sono 7,6. Questo vi dice che non c'è interesse per la ricerca. Difatti, guardate agli investimenti in ricerca e sviluppo. Guardate, dagli Stati Uniti scegliete, e siamo, questo in termini miliardi, ma in termini di rapporto in percentuale del prodotto interno lordo, vedete come le percentuali di tutti gli altri, perfino la Sud Corea, siano molto più vantaggiose di quello che abbiamo in Italia. Noi abbiamo la spesa per ricerca scientifica che è la metà di quello che è la spesa rispetto al PIL degli altri paesi, che in molti casi naturalmente è molto superiore al nostro prodotto interno lordo. E quindi, per cercare di concludere, questa è l'ultima diapositiva che vi mostro, che però ha il messaggio diciamo forse più importante che vi possiamo dare. Ricordatevi che se sottoporsi a una vaccinazione
se utilizzare un farmaco, se credere nell'omeopatia, se utilizzare stili di vita favorevoli alla salute, non ve lo dice né il greco né il latino che avete studiato. Con questo non voglio dire che non sia importante studiare il greco e il latino, ma non vi serve per queste cose. Non vi serve la filosofia, non vi serve il diritto, vi serve soltanto la scienza. Grazie. Grazie. Grazie professor Garattini. Se c'è qualche domanda possiamo ancora approfittare del professor Garattini, che poi si fermerà ancora con noi una mezz'ora e dovrà rientrare a Milano. Una domanda ce l'avrei subito io, sì, professor Garattini. Pronto. Io vorrei domandarle come avviene l'aggiornamento dei medici in Italia? Perché mi sembra che un grave problema sia proprio questo, che l'aggiornamento non è indipendente. È un aggiornamento che possiamo definire asimmetrico, cioè dove dovete pensare che ogni giorno ci sono 20.000 informatori dell'industria farmaceutica che partono con la loro valigetta, ognuno deve visitare almeno 8 persone, 8 medici, quindi sono 8 per 20, per ogni 8 per 20.000 sono 160.000 contatti che ogni giorno avvengono in Italia da parte di informatori farmaceutici nei confronti dei medici. E naturalmente è un po' difficile che vadano a dire: mi raccomando, stia attento a utilizzare questo farmaco perché va utilizzato solo in questi casi, stia attento perché può essere tossico, cerchi di utilizzarlo il più possibile per i pazienti che ne hanno veramente bisogno. Evidentemente non è il loro mestiere. Qual è l'informazione indipendente che arriva al medico? Molto vicina allo zero. E quindi questo determina poi molti di quei comportamenti che, per fortuna, diciamo, ci sono tantissimi medici che sono bravi, che sono attenti, che si fanno per loro conto la cultura. Però non possiamo ignorare che la pubblicità ha il suo peso. E nessuno farebbe la pubblicità se non pensasse ad avere risultati. La pubblicità e la televisione la fanno perché poi si influenza la gente su quello che deve comprare. Così evidentemente le industrie farmaceutiche fanno la propaganda ai medici perché sperano che poi i medici prescrivano quello per cui hanno fatto la propaganda. E quindi abbiamo un grande bisogno non soltanto di ricerca indipendente ma anche di formazione indipendente. E questo, diciamo, è molto difficile perché purtroppo ci sono, perché richiederebbe grossi tanti investimenti per tanti fare interessi, un'informazione davvero separata dalle case farmaceutiche. Ma non richiederebbe neanche grandi investimenti, richiederebbe una costanza, cioè richiederebbe che ogni giorno il medico, accanto a quello che riceve dall'informatore farmaceutico, ricevesse anche soltanto una letterina, anche di poche righe, che dicesse qual è la conoscenza che in quel giorno si è sviluppata attraverso la letteratura scientifica. Sarebbe un buon... Beh, questo sarebbe facile da fare, sarebbe neanche facile tanto da fare costoso, e non sarebbe perché costoso. Perché poi è una cosa che noi giornalisti facciamo quotidianamente, semplicemente collegandoci a siti di riviste scientifiche accreditate. Una seconda domanda, se non ce ne sono in sala, però soltanto. Ce ne sono? La seconda domanda è questa: abbiamo sentito parlare dell'effetto placebo, abbiamo visto anche i problemi etici che ci sono nel applicare nelle ricerche l'effetto placebo. E la domanda è: molte medicine cosiddette alternative, tra l'altro mi viene in mente una battuta di Piero Angela che mi curerò con una medicina alternativa quando avrò una malattia alternativa. Detto questo, l'effetto placebo probabilmente, proprio perché funziona anche per le medicine non scientificamente testate. Certo. E quindi uno può illudersi, facendo una cosiddetta medicina alternativa, di ottenere dei buoni risultati. Certo. In quale percentuale l'effetto placebo risulta efficace, come se fosse un farmaco vero? Beh, dipende molto dalle malattie, cioè le malattie che sono più suscettibili o i sintomi che sono più suscettibili all'emotività sono quelle che rispondono ricevono di più vantaggio. Per esempio, nel caso del dolore,
limitatamente, diciamo, a periodi di tempo piccoli, ma anche un placebo che viene presentato con l'idea che sia un farmaco attivo riesce a influenzare circa il 30% dei pazienti che hanno un dolore. Quindi uno, certo, su tre deve essere un dolore modesto, sul dolore man mano che diventa più grave, tantomeno, ma in realtà non c'è bisogno di somministrare qualcosa. Questa è un po' una deviazione mentale, perché in realtà il miglior placebo, voi tutti avete studiato il latino, quindi sapete che vuol dire compiacere, il maggior placebo è quello che è dato dal rapporto fra medico e paziente. Un medico che ascolta il paziente, un medico che si dimostra sensibile ai problemi del paziente, un medico che cerca di rassicurare il paziente, ottiene un effetto placebo. E questo, allora, tantissimi, diciamo, quando escono da una visita medica stanno molto meglio di quando non sono entrati, perché è questa emotività, è questa reazione che poi in termini biochimici si può studiare, perché probabilmente ha a che fare con la messa in moto di sostanze tipo le endorfine che abbiamo nel nostro cervello, che sono capaci, diciamo, di esercitare effetto antidolore e così via. Naturalmente, man mano che andiamo verso situazioni più complesse e più obiettivamente misurabili, tantomeno l'effetto placebo, cioè con l'effetto placebo è difficile diminuire la glicemia di un diabetico, è molto difficile ridurre il tumore di un ammalato di tumore, cioè, e di fatto molte delle terapie alternative si rivolgono alle malattie in cui è difficile misurare un effetto. Dire, se tu prendi il farmaco omeopatico, il tuo bambino non avrà il raffreddore, insomma, se non ce l'ha lo attribuisci all'omeopatia, e è la grande maggioranza. Se invece ce l'ha, beh, una piccola percentuale, si sa che ci sono sempre delle eccezioni. Ecco, quindi, perché sentirete dire anche che gli animali sono sensibili all'omeopatia, ma è proprio quello che il professor Galtini ci diceva un attimo fa: l'animale avverte che qualcuno si sta prendendo cura di lui, la sua reazione è positiva. Però se è una malattia grave, anche il vostro cagnolino, anche il vostro gatto non avrà beneficio dall'omeopatia. Non avrà certamente beneficio. E poi non bisogna dimenticare che il placebo è anche una parte dell'effetto placebo, dipende dal sintomo che comunque sarebbe andato via per suo conto. Cioè, perché se voi prendete diciamo un farmaco per un raffreddore, o anche un placebo per il raffreddore, si sa che il raffreddore passa nel periodo massimo di 7 giorni. Quindi se voi prendete il placebo al quinto giorno state meglio, ma comunque sarebbe passato in ogni caso. Tante malattie guariscono spontaneamente. L'organismo ha una sua capacità curativa endogena, e quindi dobbiamo considerare che il placebo è un prodotto che agisce sulla fase emotiva, ma che anche rappresenta il passaggio di qualcosa che andrebbe via in ogni modo. Cioè, che pone il problema di stabilire il rapporto di causa ed effetto. Se posso avere ancora 2 minuti, vi do un esempio. Sapete che ci sono le sciatalgie, cioè ci sono queste malattie in cui per danni al midollo spinale l'arto ne risente, il dolore è grave. Di solito si prendono dei farmaci, non sono molto attivi, ma poi magari dopo un mese di trattamento il farmaco riduce il dolore e la persona riprende a camminare regolarmente. Beh, la convinzione di tutti quelli che hanno questa esperienza è di dire: beh, questo farmaco qui è veramente attivo, prima avevo dolore, ho provato tanti farmaci, nessuno mi andava bene, questo qui mi ha fatto guarire, è una cosa molto importante.
Beh, non è così semplice, perché noi sappiamo che dopo 30 giorni la sciatalgia di solito si risolve da sola. Quindi è andata via la sciatalgia perché è stato il farmaco o perché comunque è arrivata alla fine della sua sintomatologia? E ancora ci possiamo chiedere, se non avessi preso il farmaco, magari la sciatalgia sarebbe passata prima. Stabilire quale di queste tre cose è vera è molto complicato. Ha a che fare con la difficoltà di stabilire il rapporto di causa ed effetto, che a scuola non ci insegnano. E difatti crediamo molto spesso che una cosa che accade dopo l'altra sia la causa, sia quella prima. E in realtà non è così. Spesso, vi do un altro esempio, poi dopo finisco davvero, ma perché questi sono i problemi veramente importanti. Voi forse siete, molti di voi sono troppo giovani, non, magari non se lo ricordano, ma un po' di anni fa il mare Adriatico ha destato grandissimi problemi perché era diventato lattescente. Non so se vi ricordate di questa cosa, forse no. Comunque era diventato lattescente, tant'è vero che era proibita la balneazione. E naturalmente ci si chiedeva come mai è successo questo. E la risposta era che le alghe si erano in qualche modo polverizzate e queste alghe avevano reso il mare lattescente. E allora da cosa era dovuto? Beh, certamente era dovuto all'inquinamento. E difatti tutti gli ambientalisti, lancia in resta, hanno detto è l'inquinamento, è il Po che porta queste porcherie, che è vero che le porta, e queste porcherie sono quelle che determinano questo problema. E allora tutti a studiare cosa conteneva il Po, i fosfati, altri sali, altri prodotti che avevano questa azione sulle alghe. L'anno dopo il fenomeno non c'è stato più, però il Po era inquinato come prima. E vedete che non è facile stabilire il rapporto di causa ed effetto. In aggiunta c'era stato un professore a Trieste, in questo caso un professore di latino, il quale era stato insultato perché aveva osato dire una cosa che probabilmente era vera, cioè che anche Ovidio aveva descritto un fenomeno simile. Naturalmente a quei tempi il Po era certamente non inquinato, perché in realtà il fenomeno è dovuto a un incrocio di situazioni, di venti, di temperature e di altri eventi fisici che sono quelli che determinano questo tipo di fenomeno, che non ha a vedere direttamente con l'inquinamento. Vedete, è difficile stabilire il rapporto di causa ed effetto. E questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente, perché altrimenti commettiamo spesso degli errori. Grazie, grazie professor. Grazie a voi. Allora, adesso incominciamo la nostra chiacchierata, che ha a che vedere con la creatività scientifica. E io volevo partire proprio da un'immagine di oggi. Quella che vedete è una astrofisica italiana che si chiama Marika Branchesi e è nella top 10 del numero di Nature che è in uscita adesso. È tra le 10 scienziate più importanti di quest'anno. Che cosa ha fatto? Beh, è stata una scienziata che, facendo parte della collaborazione italiana che si occupa di onde gravitazionali, ha identificato per prima il segnale dovuto alla fusione di due stelle di neutroni. Erano già state osservate fusioni di buchi neri, ma non ancora stelle di neutroni. E questo è per farvi vedere che ci sono ricercatori, ricercatrici italiane bravissime, e quello che cercherei di fare adesso è raccontare un po' come funziona il cervello di una persona scientificamente creativa. Che cos'è la creatività? Beh, io proverei a farvelo vedere con questo filmato. No, credo che sia la regia che lo manda. Ecco, avete visto una soluzione creativa, e quello che l'ha trovata
e quello che l'ha trovata è passato per ultimo. Allora, che cos'è la creatività? Beh, è una dote molto misteriosa, perché è facile misurare la memoria, vi do un elenco di parole e poi provate a ripeterle nell'ordine in cui ve l'ho detto, vi do un elenco di numeri, idem. No, la memoria si misura. Si misura l'apprendimento, perché voi tutti avete dei voti quando date un esame e quella è la misura dell'apprendimento, della disciplina di cui avete sostenuto l'esame. Si può misurare, e qui comincia a essere un po' più incerto, l'intelligenza, adesso ne parleremo, ma la creatività come si misura? Come si può valutare la creatività che c'è in un quadro, per esempio, oppure in una poesia, in un romanzo, in una scoperta scientifica? È molto 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 difficile, e però si può fare, ed è uno dei temi che in questo periodo le neuroscienze stanno affrontando. Per esempio qui c'è tutto un dossier dedicato al cervello creativo, e questa è una pagina di Repubblica che parla proprio del metro della creatività. Beh, allora partiamo dall'intelligenza. Questa che vedete è una curva campana, una gaussiana, quelli che sanno già un po' di matematica vedranno che si tratta di una gaussiana, e se noi misuriamo il quoziente intellettuale IQ, quello che vedete segnato là sotto, di un certo numero di persone, otteniamo una curva di questo tipo. La stessa curva la otteniamo se misuriamo la loro altezza, per esempio. Ci saranno dei giovani, delle giovani più piccole e altre più grandi. E alla fine vediamo che c'è una media con qualcuno che è molto piccolo, qualcuno che è molto grande. Lo stesso succede con l'intelligenza. Se misuriamo l'intelligenza con dei test appositamente escogitati per questo scopo, vediamo che c'è un certo numero di persone, il 2% della popolazione, che ha un quoziente intellettuale superiore a 130-135. C'è addirittura un club che riunisce queste persone molto intelligenti che si chiama Mensa. È un club internazionale, i mensiani si conoscono tra di loro, uno ha l'elenco degli altri mensiani. Se un mensiano italiano si trova in Australia, per esempio a Sydney, può cercare dei mensiani di Sydney e avere dei rapporti con persone dello stesso livello intellettuale. Ma quello che a noi interesserà adesso è capire quanto ci possiamo fidare di questo club dei mensiani. Come vedete è un'organizzazione che nasce nel 1946 e che utilizza questi test che vedete sotto. Quello di Stanford Binet è quello più applicato ed è quello che appunto deve dare almeno 132 per collocarvi nella fascia dei mensiani. Allora vi presento alcuni mensiani celebri. C'è Asimov, Arthur Clarke, che è quello che ha escogitato tra l'altro l'orbita geostazionaria, dove ci sono i satelliti che ci permettono di telefonare da un continente all'altro. Sharon Stone ha un quoziente intellettuale molto alto. L'ultima persona la conoscete? Beh, meglio così, perché è una pornostar americana molto famosa. Come vedete, l'intelligenza si può distribuire molto equamente tra le professioni più diverse. E quello che è curioso e che comincia a metterci qualche dubbio sulla misura dell'intelligenza è questo effetto Flynn. Flynn è uno scienziato che non si occupava inizialmente in modo specifico di creatività e di intelligenza, però ha notato una cosa, che questo quoziente intellettuale di cui stiamo parlando nell'arco degli anni, dal 1930 in poi, è aumentato. Allora la domanda è: possibile che Homo sapiens stia diventando rapidamente più intelligente? Da molti indizi si direbbe di no. Basta che ci guardiamo intorno nella classe politica che abbiamo in Italia e anche quella che abbiamo all'estero, anche quella che abbiamo al di là dell'Atlantico. Beh, allora è evidente che ci deve essere qualche fattore che influenza questo quoziente intellettuale. Questo fattore è l'ambiente, cioè noi viviamo in un ambiente estremamente più stimolante di quello degli anni 30. Abbiamo una quantità di esperienze reali e virtuali enormemente più grande, e questo ci dice allora una cosa molto importante che poi le neuroscienze hanno effettivamente scoperto, che le nostre capacità mentali sono plastiche, esiste una plasticità cerebrale in vari sensi. Ce n'è un senso molto tecnico, nel senso che abbiamo alcune cellule staminali cerebrali, staminali nervose, che rinnovano sia pure in minima parte il nostro chilogrammo, abbiamo circa 1,4 kg di cervello. E un pochettino funzionano anche queste staminali, ma molto di più probabilmente invece contano gli stimoli che producono a loro volta delle connessioni tra neuroni. Ne abbiamo circa 90 miliardi e queste connessioni sono quasi
un milione di miliardi complessivamente. Quindi avete un'idea di quanto la rete cerebrale sia intricata. E questa rete si modifica quando voi uscirete di qui, probabilmente non ricorderete nessuna delle cose che io ho detto, ma forse ricorderete quei tre asini e quello più intelligente dei tre, che ha trovato la soluzione per gli altri due. Beh, questo fatto vuol dire che voi avete modificato le vostre connessioni cerebrali, almeno avete incamerato in una zona della memoria, passando per l'ippocampo, che è la strada della memorizzazione, avete modificato alcune connessioni e adesso dentro il vostro cervello ci sono delle connessioni neuronali che corrispondono a quei tre asini e a quello intelligente. Flynn ha studiato questo fenomeno e quindi ha messo un po' in dubbio il valore di questo quoziente intellettuale, che sta anche però dal 2000 in poi almeno rallentando la sua crescita e forse addirittura diminuendo. Quindi ci dobbiamo domandare se non abbia a che vedere questo con gli stimoli a cui adesso siamo sottoposti, che sono sempre più numerosi, ma probabilmente sono anche tali e talmente numerosi da farci diminuire la concentrazione, quindi anche la capacità di approfondire. Allora ecco che questo quoziente intellettuale può crescere, può stabilizzarsi, può diminuire. Questo signore, che si chiama Howard Gardner, è uno dei maggiori studiosi dell'intelligenza, un americano, e l'idea che lui ci ha trasmesso è che appunto questi test di intelligenza misurano tutto sommato la nostra abilità nel risolvere il test, cioè sono dei test che misurano il nostro adattamento all'ambiente che ha elaborato i test, e quindi non c'è da stupirsi se sono efficaci, ma all'interno di una certa società. Un pescatore della Polinesia ha probabilmente un quoziente intellettuale al test di Binet bassissimo, però un grande intellettuale del nostro paese, se lo portate in Polinesia, probabilmente non sopravvive, non sa pescare i pesci come sa fare questo polinesiano. E quindi l'intelligenza è sempre da misurare nella capacità di adattarsi al proprio ambiente ed è una variabile, questa è una variabile che non può essere assolutizzata. Gardner ha identificato per esempio 7 tipi di intelligenza, poi ogni tanto ne aggiunge qualcuno. C'è un'intelligenza logico-matematica, che spero al Politecnico di Torino sia molto sviluppata, c'è un'intelligenza linguistica, che mi auguro sia sviluppata a Palazzo Nuovo e in altre sedi universitarie torinesi, c'è un'intelligenza spaziale, un'intelligenza musicale, una cinestetica, che è quella, la capacità anche di muoversi con eleganza e con efficacia nell'ambiente. Per esempio chi danza ha sicuramente questo tipo di intelligenza molto sviluppato, ce l'hanno i ginnasti per esempio, pensate che cos'è l'economia di movimenti che deve esercitare un ginnasta per vincere i suoi competitori, per esempio nella ginnastica artistica, ma anche dove è in gioco la forza, e poi così via. Ci sono altri tipi. L'intelligenza esistenziale ha la sua importanza, è l'intelligenza dell'empatia, la capacità di entrare in rapporto con altre persone. Quindi l'intelligenza alla fine per Gardner è una specie di poligono irregolare. C'è un lato che tutti noi magari abbiamo più sviluppato, chi sarà più intelligente nelle cose matematiche, chi nella cinestetica, chi nella linguistica, e alla fine noi siamo questi cervelli irregolari nella loro forma. Le funzioni quindi intellettive sono varie e qui ne ho elencate qualcuna, ma quello che noi dovremmo cercare di coltivare è l'intelligenza fluida, cioè la capacità di collegare tra loro i nostri due emisferi cerebrali. Ne abbiamo uno più linguistico, razionale, che è il sinistro, uno più spaziale, artistico per così dire, che è il destro, e la grande capacità di avere un'intelligenza fluida è di passare rapidamente da uno all'altro, o meglio averli connessi simultaneamente tutti e due. Tra l'altro i due emisferi sono connessi tra loro da un fascio di fibre che si chiama corpo calloso, che nelle ragazze è più denso che non nei ragazzi, quindi dal punto di vista dell'intelligenza fluida le ragazze dovrebbero essere favorite. E ci sono vari tipi di creatività, qui ne ho elencati alcuni, e noi adesso c'è anche la capacità di fantasticare naturalmente, e ci sono delle facoltà invece di una visione sintetica che vengono molto applicate nella musica. Sicuramente Mozart aveva uno di questi tipi di intelligenza. I test alla fine ci dicono sostanzialmente, abbiamo detto, quindi se siamo adattati all'ambiente, cioè se abbiamo un'intelligenza convergente.
convergente con che cosa? Con le tendenze del nostro ambiente. Ma allora quello non è il tipo che ci interessa quando dobbiamo diventare degli innovatori. Quando dobbiamo fare delle cose nuove in campo scientifico non possiamo convergere, perché quelle cose sono già state fatte. Possiamo al massimo perfezionarle, ma noi dobbiamo cercare di inventarne di nuovo. Spesso le persone creative sono intelligenti, però non tutte le persone intelligenti sono creative. Però molte persone intelligenti sono convergenti, cioè convergono con quello che altre persone intelligenti hanno fatto, lo perfezionano, lo migliorano, ma non sono in grado di fare un passo ulteriore. E invece è importante il pensiero che qui ho chiamato in modo più radicale divergente, che Edouard de Bono, che è uno psicologo che si è occupato di queste cose, chiama pensiero laterale. Ma pensiero laterale è di nuovo un pensiero che costeggia. Io preferisco un pensiero che davvero prende un'altra direzione, e vedremo come. Queste sono tre doti essenziali nella creatività, in ordine di importanza. La memoria è importante e ha a che vedere con la plasticità, l'abbiamo visto prima. La curiosità però è più importante ancora della memoria, e la curiosità deve sboccare, possibilmente sfociare in questo pensiero fluido che abbiamo un poco descritto. Questo sarebbe interessante, ma ci porta via tempo. È importante, pare, nei bambini, secondo questa ricerca che è stata fatta non molto tempo fa a Roma, è importante nei bambini imparare a scrivere con una scrittura corsiva. Perché la scrittura corsiva richiede una grande finezza di movimenti, e questo vuol dire collegare zone del cervello motorie con altre zone invece linguistiche, e alla fine si crea una rete di sinapsi che probabilmente svilupperà l'intelligenza di questo bambino anche in molte altre direzioni, quella linguistica, ma anche quella musicale, ma anche quella cinestetica e così via. Quindi l'importanza di imparare a scrivere in corsivo. Oggi i nostri bambini scrivono prevalentemente in stampatello, e quelli che non scrivono in stampatello addirittura scrivono su un computer, quindi semplicemente con un dito vanno a scegliere la lettera da battere. Va benissimo che sia così, perché poi per tutta la vita sarà così, però forse nelle scuole elementari è meglio che ciò non accada. Questo mi fa venire in mente una cosa che raccontava Harold Crotto, è un premio Nobel per la chimica, come sapete, è mancato recentemente, quello che ha scoperto il fullerene. Ha scoperto questa molecola fatta da 60 atomi di carbonio disposti come un pallone da calcio, con 12 pentagoni e 20 esagoni. Bene, Crotto racconta questa storia curiosa, che intanto lui vi dice: io ho giocato con il meccano. E invece i bambini che hanno giocato con il, vi dice lui, i bambini che hanno giocato con il Lego sono meno intelligenti, hanno meno capacità di coordinare i movimenti con le capacità mentali. E dice: io lo capisco da questo. Chi ha giocato con lo capisco quando ho degli ospiti a casa che vanno in bagno. Chi ha giocato con il meccano chiude il rubinetto con garbo e non rovina la guarnizione. Chi ha giocato con il Lego lo stringe troppo. E effettivamente questa è un'abilità manuale che deriva dal fatto che, giocando da bambino con il meccano, uno deve avvitare delle vitine nel posto giusto, con la forza giusta, perché poi, tra l'altro, se deve svitarle è meglio che non siano troppo strette. E questo vale per il meccano come per i bambini. E volevo farvi vedere, a proposito della memoria, invece questo signore, che è Eric Kandel, che è un premio Nobel ha scoperto la plasticità, ha scoperto i meccanismi della memoria su questa lumachina della California. Questa è una cosa interessante, perché si collega un poco con quello che diceva il professor Garattini. Nella ricerca scientifica abbiamo bisogno di fare dei modelli e dei modelli sperimentali che siano efficaci, che quindi isolino quello che noi vogliamo scoprire dai disturbi, dal rumore di fondo che ci disturberebbe nel capire realmente come stanno le cose. Allora Kandel ha avuto questa idea, che è molto applicata peraltro nella ricerca scientifica, di scegliere un modello che si presti particolarmente a quello che voleva vedere. Lui voleva studiare la memoria, ha preso questa lumachina che si chiama Aplysia californica, e è una lumachina che ha un cervello piccolissimo, di soltanto 20.000 neuroni, da confrontare con i nostri 90 miliardi. Però questi 20.000 neuroni sono molto grandi, quindi è facile studiare dove passano i segnali elettrici dentro questi neuroni; b, i meccanismi della memorizzazione sono gli stessi che abbiamo nell'uomo. E lui, attraverso questa lumachina, è riuscito a capire appunto che cosa succede in un cervello quando memorizza. Non possiamo raccontarcelo perché porta via molto tempo, però possiamo dire che oggi possiamo vedere un cervello in funzione anche attraverso la risonanza magnetica funzionale. Qui vedete un musicista che sta suonando, e si vede quali parti del suo cervello si attivano mentre suona. Questo anche va preso con una certa cautela, perché oggi c'è un'inflazione di risonanze magnetiche funzionali che fanno vedere di tutto. La risonanza magnetica funzionale misura soltanto una cosa, cioè
in quali parti del cervello c'è un po' più di glucosio, un po' più di sangue, quindi un po' più di ossigeno. Non è detto che ci sia proprio una corrispondenza diretta tra quella parte del cervello e quello che state pensando, state facendo. Quindi non esageriamo nella fiducia, però certamente qualche indicazione ce la può dare. E adesso io passerei alla parte più sostanziosa del discorso, cioè quali sono le tecniche per divergere, per avere una capacità creativa. Io qui ne ho indicate tre, ce ne sono parecchie. La prima è la più, diciamo, la più nobile e anche la più rara, è la capacità di rovesciare il punto di vista, di guardare col cannocchiale dalla parte opposta. L'altra è di fare associazioni e analogie, questa è la più usata in campo scientifico, e poi c'è quella di procedere per prove ed errori. Quegli asini, avete visto, facevano delle prove e uno assisteva ai loro errori e poi ha risolto il problema. Quindi lì c'è stato contemporaneamente il meccanismo di procedere per prove ed errori, ma poi c'è stato anche il rovesciamento del punto di vista. Cioè di qui non ne usciamo spingendo, bisogna tirare questi bastoni di legno che ci precludono l'uscita dal recinto. Quindi quello è stato effettivamente un rovesciamento del punto di vista. La natura ha proceduto per prove d'errore, l'evoluzione procede così, avvengono delle mutazioni spontanee, di queste mutazioni alcune sono sfavorevoli, non si fissano, altre sono favorevoli, magari non si fissano neanche quelle perché esiste tutto un meccanismo di casualità, alcuni invece sì, si fissano e abbiamo una evoluzione. Allora, cos'è rovesciare il punto di vista? Beh, io lo rappresenterei così, possiamo aprire una bottiglia tenendola ferma e girando il cavatappi, oppure possiamo tenere il cavatappi fermo e girare la bottiglia, il risultato è lo stesso, però ci sono alcuni casi in cui bisogna capire che è necessario, per fare un passo avanti, invertire il processo abituale. Il pensiero convergente gira il cavatappi, il pensiero divergente gira la bottiglia. Qualche volta è vantaggioso, qualche volta no, naturalmente. Allora, io per farvi immaginare che cosa succede nel vostro cervello quando divergete, vi faccio vedere questa figura. Qualcuno vedrà un'anatra e qualcuno vedrà un coniglio. Chi vede l'anatra? Chi vede il coniglio? Ecco, però adesso che lo sapete potete vedere o l'uno o l'altro, ma non riuscite a vedere tutte e due insieme, immagino. Provate a vederle tutte e due insieme? No, perché il vostro cervello si riconfigura a seconda di quello che culturalmente voi volete vedersi. Volete vedersi il coniglio, il cervello si riconfigura in modo da farvi vedere il coniglio. Andiamo avanti. Qui vedete una giovane o una vecchia? Qualcuno vede una giovane, qualcuno una vecchia, meglio vedere la giovane, però tutto sommato le due cose sono equivalenti e il vostro cervello, sentite in qualche modo come un rumore di fondo quando passate da un'immagine all'altra, cioè percepite che i vostri neuroni si riconfigurano in qualche maniera, sto esagerando in modo molto grossolano, però voglio trasmettervi questo effetto. Allora, guardate questo, queste sono gambe di uomo o gambe di donna, per esempio, andiamo sul sexy, queste sono gambe di uomo o gambe di donna? Sono tutte e due, però cominciate a vederle anche tutte e due insieme, se io ve lo dico. Vero che cominciate a vederle insieme? State usando il pensiero fluido in questo momento, cioè state vedendo entrambe le cose contemporaneamente, mentre prima il vostro pensiero è in qualche modo cristallizzato, o vedevate la giovane o vedevate la vecchia, o il coniglio o il papero. E allora guardiamo in questo caso, in questo bellissimo disegno di Escher, possiamo vedere contemporaneamente i pesci e gli uccelli. E in questo caso stiamo facendo appunto un'operazione di fluidificazione del nostro sistema visivo. Allora, questo è Edward de Bono, che ha pensato molto alla creatività, ha scritto un sacco di libri e difatti va in giro per il mondo ormai da tanti anni, adesso è molto anziano, a tenere conferenze sulla creatività e beato lui, è pagato molto molto bene per questo lavoro. Lui per esempio vi può proporre questo test, provate a fare quattro triangoli con tre matite. E pensateci, provate a pensare mentalmente a fare quattro triangoli con tre matite. Vero che non è tanto semplice? Pensate queste tre matite, queste tre dita come se fossero matite, e se voi le appoggiate su un piano, purtroppo non le ho portate, questa è colpa mia, perché le cose bisogna sempre farle vedere in modo concreto, se le voi posate sopra e provate a fare i triangoli non ci riuscite. Però se voi prendete le tre matite e le mettete così, su un piano, cioè uscite dal piano e entrate nella terza dimensione, voi fate un tetraedro, fate una piramide sostanzialmente, e questa piramide è fatta di addirittura 3-4 triangoli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il vostro cervello è uscito dal pensiero convergente, proviamo a disporre le matite su un piano,
è entrato in una terza dimensione e ha costruito, ha risolto l'enigma. Questo pensiero divergente ve lo voglio far vedere per esempio in Gauss, qui ci saranno molti che sono appassionati di matematica. Un problema che ha risolto Gauss è quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 a 100. Se voi ci provate a fare 1 più 2, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8, vedete che ci mettete un certo tempo a fare questa somma. Ma lui si è reso conto che scrivendo tutti i numeri in fila da 1 a 99 e poi sotto questi numeri da 99 a 1, la somma era sempre la stessa, la somma era sempre 101, e quindi con due sole operazioni, una moltiplicazione e una divisione, ha ottenuto il risultato. La cosa straordinaria è che Gauss l'ha fatta a 9 anni, quindi io mi ci sono provato a risolvere questo problema a lungo, non ci sono riuscito e non avevo 9 anni, vi assicuro. Questa capacità di vedere nella matematica i risultati è una raffinatissima dote di divergenza. Questo signore, che era anche un poco autistico, tra l'altro, ma non era colpa delle vaccinazioni, perché quelle non c'entrano, ce l'ha spiegato bene Garattini, questo Maurice Dirac aveva molta capacità matematica e quindi lui traduceva la fisica in formule. E a un certo punto risolve una formula che non vi starò a dire perché non possiamo parlare di tutto qui, comunque era una formula di meccanica quantistica, e ottiene due soluzioni. E una era evidentemente la soluzione che attiene al nostro mondo, alla nostra realtà sperimentale di tutti i giorni, l'altra era una soluzione negativa. Allora una mentalità convergente avrebbe detto: beh, la soluzione negativa non mi interessa. Ma lui si è ricordato che la radice di 4 è più 2, ma anche meno 2. E allora che cosa è successo? È successo che ha detto: e se ci fosse in realtà qualche cosa in questo numero negativo? C'era l'antimateria. Cioè la scoperta dell'antimateria è avvenuta prima in una formula matematica, si è rivelata prima in una formula matematica. Poi gli esperimenti l'hanno trovata. Ma la capacità di vedere questa antimateria è una dote di straordinaria divergenza. È la dote di non buttare via il risultato perché il pensiero convergente mi dice che non ha significato, ma è domandarsi: e se avesse un significato? E difatti ce l'aveva. E oggi, tra l'altro, l'antimateria serve a un sacco di cose anche nella nostra vita quotidiana. C'è un sacco di esami, per esempio clinici, che si fanno la PET, la Positron Emission Tomography, che avviene grazie all'emissione di positroni. I positroni sono gli antielettroni, cioè l'antimateria degli elettroni. Il pensiero cristallizzato è quello a cui noi dobbiamo sottrarci e purtroppo è il pensiero dominante, il pensiero cristallizzato. Noi per esempio siamo abituati a vedere la Terra così inclinata su mappamondo, però pochi di noi sanno che esiste un movimento internazionale per la liberazione dei mappamondi dai loro supporti rigidi. Cioè è un movimento internazionale che cerca di staccare i mappamondi da questa inclinazione e di usarli come palle. Se voi usate il mappamondo libero come palle, potete ricostruire realmente la vostra situazione nel mondo. E noi tutti pensiamo di essere sopra la Terra. Beh, ma in effetti è così, perché la gravità, attraendoci verso il centro della Terra, ci fa sentire agli vertici del pianeta, come se tutti fossimo in cima alla Terra e avessimo gli altri 7 miliardi e mezzo di abitanti sotto i nostri piedi. Dà un certo senso di superiorità, se non sbaglio, no? Questo. Ma in realtà non è così, perché anche l'australiano pensa di avere tutti i 7 miliardi e mezzo di abitanti sotto i piedi. È una situazione che devo cercare di guardare dall'esterno con un pensiero divergente. Naturalmente questo fatto cambia completamente la prospettiva. Questa capacità di guardare alla Terra come a una sfera e di immaginare tutte le persone distribuite intorno a questa sfera è un concetto che probabilmente Salvini non ha ancora ben interiorizzato, però immediatamente relativizza molto la mia visione etnica, perché a questo punto salta fuori una certa uguaglianza a livello di 7 miliardi di persone, che invece a volte sfugge anche a livello di una provincia o di una regione italiana. Allora, andando avanti, ecco quello che bisogna fare: liberarlo e poi concepire una carta così. Questa è una carta che, vedete, esiste realmente, perché leggete Australia, leggete Brasile, Canada, però la Terra è stata rovesciata. Non c'è nessun motivo perché la Terra venga rappresentata come l'abbiamo vista nelle scuole. Il motivo è storico, è una tradizione, si è sempre fatto così.
Si è sempre fatto così perché abbiamo cominciato l'esplorazione della Terra dall'emisfero boreale, dall'emisfero nord. Ma poi rappresentare la Terra in un modo o nell'altro è del tutto indifferente. Nello spazio non c'è alto e basso, non c'è sopra e sotto, non c'è destra e sinistra. E quindi se noi avessimo nelle nostre classi un planisfero di questo tipo, probabilmente eserciteremmo il pensiero divergente. Quello che si vede anche qui è che tutto è molto deformato. Tutto è molto deformato, ma è deformato e non può essere che così perché si tratta di una sfera rappresentata su un piano. Ma questa carta è la carta di Peters. Peters è un geografo tedesco che ha provato a disegnare una carta che, conservando gli angoli, quindi questa carta può essere usata per esempio in navigazione, basta dare al timone l'inclinazione che io derivo dalla carta e arriverò dove devo arrivare, ma è anche una carta che rappresenta le superfici in modo fedele, cioè quello che vedete qui corrisponde realmente all'estensione dei paesi e quindi toglie quella distorsione anche ideologica delle carte tradizionali davanti alle quali noi siamo cresciuti, perché noi siamo stati in classe anni e anni di fronte a una carta che era il contrario di questa e che non rappresentava bene gli angoli e quindi non sarebbe servita in navigazione e non rappresentava le estensioni dei paesi in modo proporzionato all'estensione effettiva. Allora, qui adesso saltiamo un po' le cose, non ci sono regole per la creatività, ma regolamenti sì, e io vorrei raccontarvi la storia di questo barometro. Ci avviciniamo alla fine, ci sarebbero molte altre cose, ma noi questa volta faremo una piccola parte del discorso della creatività, solo perché voi usciate con un po' di curiosità e con qualche sospetto che la creatività si può anche coltivare. Si nasce creativi, però in parte si può coltivare. Allora, questo è un raccontino che io ho trovato in un libro di Murray Gell-Mann. Murray Gell-Mann è un fisico che ha preso il premio Nobel per la fisica avendo teorizzato l'esistenza dei quark. Piero Angela, se ci stai sentendo, tu devi infinita riconoscenza a Gell-Mann perché ti ha regalato il nome della tua trasmissione, che poi tu hai anche migliorato chiamandola superquark. Allora, questi quark sono il lavoro scientifico principale di Murray Gell-Mann. E lui in un libro però molto bello, intitolato I quark e il giaguaro, racconta di aver superato la fase in cui gli interessava la fisica e gli interessa a un certo punto la complessità. Il quark è diventato per Murray Gell-Mann il simbolo della semplicità, il giaguaro il simbolo della complessità. Non so se pensasse a questo Bersani quando parlava di smacchiarlo, però certamente le due cose sono vere, perché il quark è la particella più elementare che ci possa essere, il giaguaro è una macchina molto complessa che può correre anche a 140 km all'ora, forse un po' meno, insomma, comunque è una cosa molto molto complicata il giaguaro. E lui in questo libro, che è dedicato in parte proprio alla creatività, racconta questo aneddoto che adesso vi riferisco. Siamo in una università americana, e siamo in una facoltà di fisica e c'è la fila dei ragazzi che vogliono iscriversi a fisica. Naturalmente non c'è posto per tutti e quindi c'è un numero chiuso e bisogna superare un primo esame per essere ammessi. Arriva un ragazzo e il professore pone questo problema. Dice: questo è un barometro aneroide, come vedete, e adesso lei con questo barometro mi deve dire come misurerebbe l'altezza di quella torre. Ponete che lì ci sia una torre, comunque se non c'è fa lo stesso. Come misurerebbe l'altezza di una torre con questo barometro? Avete in mente la soluzione sicuramente tutti quanti? Sì, perché... spero che abbiate almeno il pensiero convergente, se non proprio quello diverso, almeno quello convergente ce l'avrete, sì. Il barometro cosa fa? Misura la pressione, giusto? La pressione atmosferica. La pressione atmosferica diminuisce salendo? Sì. La testa ha una pressione leggermente inferiore di quella dei piedi, perché è un po' più in alto. Ecco, allora cosa si aspettava il professore? Che il ragazzo dicesse: bene, misuro la pressione atmosferica alla base della torre, poi salgo sopra, dalla differenza, se ci sono 3 mm di differenza, all'incirca l'altezza della torre è 30 metri. Ma il ragazzo invece risponde in un'altra maniera, dice: no, io salgo sulla torre, prendo questo barometro, lo lascio cadere, è vero che si distrugge, però io cronometro il tempo che impiega a cadere e sapendo che l'accelerazione di gravità è 9,80 m al secondo per secondo, deduco l'altezza della torre. Bocciato, viene immediatamente cacciato via. Allora lui fa ricorso, viene riammesso e il professore gli dice: guardi, il problema è sempre lo stesso, lei ha questo barometro, mi deve dire come misura l'altezza di quella torre. E il ragazzo dice: beh,
sono un po' incerto perché non c'è una soluzione, ho molte soluzioni in realtà, me ne dica qualcuna. Cioè, una soluzione potrebbe essere quella, una molto banale, di prendere uno spago, una corda, leggo il barometro, salgo vicino alla torre, calo il barometro finché tocca terra, poi misuro questo pezzo di corda e ho misurato l'altezza con il barometro. Un altro modo potrebbe essere, per esempio, questo è un modo molto elegante, professore, questo le piacerà sicuramente. Io in un giorno di sole appoggio il barometro per terra, misuro la lunghezza dell'ombra proiettata dal barometro, misuro la lunghezza dell'ombra proiettata dalla torre, sono in realtà due triangoli simili, conoscendo l'altezza del barometro deduco immediatamente l'altezza della torre. Il professore andava irritandosi sempre di più. Allora dice, allora le do un'altra soluzione. Per esempio, io potrei calare il barometro con una corda, come ho fatto una volta, vedere bene qual è il punto a piombo sotto la torre, sotto il punto dove mi trovo, poi devo di nuovo distruggere il barometro, mi spiace professore, ma devo distruggerlo, lo lascio di nuovo cadere e vedrò che non cade dove si appoggiava come filo a piombo. Cade un po' più a est. Perché? Perché la Terra gira. Se la Terra gira, la punta della torre gira un po' più velocemente della sua base e quindi il barometro cadendo si sposta lievemente. È un esperimento che tra l'altro è stato fatto effettivamente come per dare una prova della rotazione della Terra, è stata fatta dalla Torre degli Asinelli a Bologna, per esempio, poi è stata rifatta a Brescia da altri studiosi nel Settecento. Non va bene neanche questa soluzione. Allora lui dice, allora avrei questa è veramente elegantissima. Io prendo una corda, faccio però un pendolo con il barometro, lo faccio oscillare alla base della torre, misuro il tempo di oscillazione, poi vado in cima alla torre, misuro il tempo di oscillazione sulla cima della torre e scoprirò che sulla cima della torre oscilla un poco più lentamente, perché la gravità è un poco inferiore. Confrontando questi due dati posso risalire all'altezza. A questo punto il professore non ne può più. Dice, insomma, o lei mi dà la soluzione oppure se ne vada, perché lì c'è la coda di quelli che vogliono iscriversi a fisica, io non posso perdere altro tempo con lei. Cioè, guardi, io ho ancora una soluzione, però quasi non oso dire, e me la dica. Cioè, io potrei andare per esempio dal custode della torre e dirgli, guardi che bel barometro, glielo regalo se mi dice quanto è alta la torre. Allora, questo ragazzo evidentemente aveva tutto un repertorio di soluzioni divergenti, di soluzioni creative, e il professore aveva solo una soluzione convergente. E quello che io vi consiglierei di fare è diventate quello studente, cioè non diventate il professore, diventate lo studente, cioè dovete sempre provare a guardare i problemi che dovete risolvere da un altro punto di vista. E vi faccio notare una cosa, che alla fine di questa storiella, il cui merito, ripeto, è di Murray Gell-Mann, e leggete Il cuore che è il giaguaro, alla fine avete riso. Allora, che cosa è successo nel momento in cui avete riso? Avete di nuovo riconfigurato il vostro cervello come quando guardavate quelle figure ambigue di prima, vecchia, giovane, papero o coniglio. Cosa è successo nel mio racconto? Che io vi ho portati tutti in una certa direzione che era scientifica, cioè vi davo delle soluzioni al problema che stavano tutte dentro una mentalità razionale, e di colpo poi quando sono arrivato alla battuta conclusiva vi ho portati tutti in un'altra direzione, abbiamo capovolto la prospettiva, l'abbiamo portata in una direzione ludica, emotiva, no? E questo fatto ha riconfigurato il vostro cervello di colpo, perché voi aspettavate che anche l'ultima soluzione fosse di tipo razionale, ma l'ultima non era così. Avete di colpo capito che la storia sembrava andare a sinistra e invece andava a destra, oppure per essere corretti politicamente sembrava andare a destra e invece andava a sinistra. Ecco, quindi a questo punto avete anche capito come umorismo e creatività scientifica abbiano dei punti in comune. Nell'umorismo noi veniamo condotti da una storia, da una barzelletta, da una gag in una certa direzione e poi di colpo veniamo costretti a riconfigurare la nostra interpretazione di quello che stavamo vedendo o ascoltando, e nel riconfigurare ridiamo, ci divertiamo, proviamo un piacere. Questo è un po' il piacere della scoperta, che poi è il sottotitolo della trasmissione televisiva di Alberto Angela, sapete, il piacere della scoperta. E adesso sarebbe interessante, ma non abbiamo più il tempo perché abbiamo soltanto 8-9 minuti, sarebbe interessante fare un po' di casistica. Come pensava Einstein? Io volevo farvi due modelli, due casi di studio, quello di Einstein e quello di Steve Jobs. Sono due modi, entrambi creativi, ma molto diversi tra di loro di pensare. Einstein pensava per esperimenti mentali, per esempio aveva 16 anni quando ha sognato di cavalcare un raggio di luce. Il problema della relatività speciale del 1905, lo conoscete, era che si cercava di lettere, si cercava
di vedere gli effetti dell'etere per esempio sullo spostamento di un raggio di luce, e non si vedevano gli effetti. La cosa era molto semplice, non c'era l'etere e quindi non si potevano vedere effetti, ma era molto difficile capirlo all'epoca, ci voleva molto pensiero divergente. Allora che cosa ha fatto Einstein? Ha immaginato, e pare l'abbia fatto in sogno la prima volta a 16 anni, ha immaginato di cavalcare un raggio di luce, di viaggiare alla sua stessa velocità, e si è domandato come vedrei il mondo se viaggiassi a cavallo di un raggio di luce. Questo, guardate, è un grande rovesciamento dal punto di vista, perché noi immaginiamo la luce come qualche cosa che ci passa davanti, in modo molto veloce, però ci passa davanti. Non l'abbiamo mai pensato, ma e se io fossi sopra quel raggio di luce, come vedrei il mondo? È quello che ha pensato Einstein. E questa cosa poi non è che gli sia venuta all'improvviso. Lui ha dialogato a lungo con un suo amico e collega, che è questo Michele Besso che vedete qui accanto a lui. E allora lui era, credo a Berna, e poi tornava a casa con un tram. Qui si vedono ancora, tra l'altro, le rotaie del tram, anche se non passa più. E mentre passava di qua con il tram, ha guardato queste lancette di questo orologio e ha detto: ma se io balzassi via con la velocità della luce, cioè fossi a cavallo del raggio di luce, come vedrei queste lancette? Risposta: le vedrei ferme, perché quello che è partito come raggio di luce dalla lancetta è l'ultimo e unico raggio che io continuo a ricevere per sempre, e quindi vedo le lancette ferme. E da questa capacità di rovesciare il punto di vista è nata la relatività speciale, anche la E uguale mc2, quindi la relatività generale è stato un altro pensiero di questo tipo. Che cosa succede quando sono in un ascensore? Io sento il pavimento dell'ascensore, ma nell'istante in cui l'ascensore parte lo sento un po' di più, nel momento in cui si ferma lo sento un po' di meno. Allora di lì il passaggio è veloce, è semplice. E se uno tagliasse i cavi che tengono l'ascensore, cosa sentirei? Galleggerei dentro l'ascensore, cioè sarei per tutto il tempo, prima di schiantarmi, sarei per tutto il tempo senza peso. E questo è di nuovo un modo molto speciale di ragionare, che però in lui è maturato gradualmente. C'è stato un momento, per esempio, in cui lui, stando su una sedia, vedete, stavo seduto nel mio ufficio dei brevetti a Berna, di colpo mi venne un pensiero: se una persona è in caduta libera non sentirà il suo peso. È un po' come se avesse immaginato di cadere dalla sedia. Noi cadiamo, ci facciamo male, lui cade e scopre la relatività generale. Questa è una grande fortuna, perché poi questa relatività è stata dimostrata dal signor Eddington osservando un'eclisse totale di sole. Qui vedete Einstein che ringrazia Eddington, e il New York Times ha intitolato "Tutte storte le luci del cielo", perché le masse curvano lo spazio, la luce attraversando lo spazio viene a sua volta curvata e deviata, e qui c'è anche l'intuizione delle onde gravitazionali che quella brava ragazza che si chiama di nome Marika, che vi ho presentato all'inizio, ha osservato qualche mese fa, e che l'ha portata nella top 10 di Nature. Anche Einstein sbagliava, la costante cosmologica è stato un suo errore, dagli errori però si può imparare, e creatività è permettersi di fare degli sbagli. Stiamo arrivando rapidamente alla fine, perché poi anche l'errore di Einstein, la costante cosmologica, in realtà si è rivelata giusta e ha dato il premio Nobel a questi tre signori, ma non possiamo entrare in questi particolari. Tutto quello che ha fatto Einstein ha cambiato il nostro modo di vedere, di vivere. Questa è l'icona pop di Einstein, che è diventato famoso come una star. Io adesso qui vi invito, questo è un momento di digressione. Chi è vicino che cosa vede in questa immagine? Einstein. Chi è in fondo? Marilyn, no? Marilyn Monroe. È una strana riconfigurazione del cervello che volevo sottoporre. Allora, le parole chiave della creatività sono immaginazione, irriverenza, cioè non fidarsi del pensiero convergente, essere irriverenti verso il pensiero convergente, e poi, questo è il punto importante, bassa inibizione, cioè non dobbiamo lasciarci condizionare dalle conoscenze e dalle esperienze che abbiamo già fatto. Se vogliamo andare avanti dobbiamo fare delle esperienze nuove, dobbiamo cercare di avere una prospettiva nuova sul mondo. E il senso dell'umorismo naturalmente aiuta. Per esempio Einstein, tra le cose che ha detto, che il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti. Io non ce l'ho, difatti vi ho detto che la fonte di quell'aneddoto del barometro è Murray Gell-Mann. E lui diceva anche, quando gli domandarono: ma come fa avere sempre ragione, a trovare sempre la cosa giusta? Dice: ma semplice, mi faccio la domanda a cui so rispondere. Anche questo però è un umorismo in cui c'è un rovesciamento del punto di vista.
Di solito c'è molta eleganza nelle soluzioni creative. Rapidamente, si possono anche fare, è un metodo meno, non è il rovesciamento del punto di vista, è meno nobile, ma si possono fare associazioni e analogie. Per esempio, questa è l'analogia che abbiamo tra la rete di un ragno e una rete di pescatore, oppure una rete che ha un'altra utilizzazione. Ognuno può scegliere quella che preferisce. Però c'è una affinità tra tutte queste reti. E la rete che voi usate con i cellulari è una rete che ha, non ha un centro. L'intelligenza della rete è che non è fatta come la rete A, ma è fatta come la rete C. È una rete, cioè, distribuita, e questo la rende molto più inattaccabile. Si può hackerare finché volete internet, ma non si riesce ad abbattere completamente internet, perché ci sarà sempre un qualche nodo che rilancia il messaggio giusto. Naturalmente succede anche con il messaggio sbagliato, però si può più facilmente, avendo molti centri, combattere quei pochi centri che irradiano dei messaggi sbagliati. Non abbiamo tempo di parlare di queste cose, ma Galileo, per esempio, capì che erano i satelliti di Giove per analogia, pensò alla Luna che gira intorno alla Terra, e Steve Jobs non ha fatto altro nella vita che fare associazioni. Se ci pensate, qui chiudiamo davvero, se pensate al vostro cellulare, è una cosa in cui Steve Jobs ha messo molto poco di suo, perché c'è dentro una radio ricevente, e questa c'era prima di Steve Jobs. C'è dentro una radio trasmittente, questa c'era. Nel 1900, mi pare, uno, Marconi collega le due sponde dell'Atlantico con un segnale radio, trasmettendo un segnale Morse, una S, tre puntini, tra le due sponde dell'Atlantico. Quindi c'era la radio trasmittente, c'era la radio ricevente. C'era il telefono, perché molti anni prima di Marconi, Meucci, noi potremmo anche dire quelli che non sono per forza nazionalisti, Graham Bell, ma in realtà fu Meucci per primo a farlo, avevano inventato il telefono. Tra l'altro nessuno di costoro aveva capito a cosa potevano servire queste invenzioni, perché Meucci sostanzialmente pensava che il telefono sarebbe servito per sentire dei concerti a distanza, che poi non è stato così. La radio forse è stata avvicinata più rapidamente a quelli che potevano essere i suoi obiettivi, ma quando Marconi l'ha inventata non si immaginava che potesse trasmettere immagini e parole. Allora Steve Jobs ha messo insieme queste cose con un qualcosa di ancora più antico, le gambe, cioè con la mobilità, la capacità di camminare, e con l'intelligenza dei computer, tutte cose che esistevano ma che non esistevano insieme. E adesso lui ha rivoluzionato, semplicemente mettendo insieme queste cose, il personal computer, ha rivoluzionato il cinema di animazione, Disney adesso è la Pixar, come sapete, ha rivoluzionato la musica, in cui ha contribuito anche un torinese, Leonardo Chiariglione, che ha inventato l'MP3, come sapete, e tutte le musiche che noi adesso ascoltiamo, o gran parte, sono codificate digitalmente in MP3. Ha cambiato la telefonia, ha inventato il tablet, ha inventato l'editoria elettronica, cioè gli e-reader che noi usiamo al posto dei libri di carta, e ha rivoluzionato anche la rete di vendita, e basta andare a vedere in un negozio Apple per capirlo. Tutto è nato in questo garage, e lui ha semplicemente, partendo da questo garage, messo insieme delle cose vendendo una Volkswagen, quindi disfatevi delle macchine vecchie. Questa è una storia della sua attività creativa. Siamo arrivati alla fine, per dire che non basta essere creativi, bisogna avere anche intorno le circostanze adatte. E il caso della lampadina è esemplare, perché Edison aveva inventato la lampadina, ed era una lampadina però non particolarmente efficiente, che durava 40 ore. Un signore che si chiamava Cruto, Alessandro Cruto, qui vicino a Torino, a Orbassano, ha inventato una lampadina migliore, cercando di fare un'altra cosa, cercava di fare i diamanti artificiali. Questi diamanti artificiali non riuscivano, però gli riusciva fuori un filo di carbonio che non era cristallino come il diamante, non ci si sarebbe potuti fidanzare con i risultati delle ricerche di Alessandro Cruto, però era un filamento di carbonio molto più resistente di quello che usava Edison, e quindi le sue lampadine duravano 400 ore. Dovrebbe aver vinto la competizione Cruto, perché aveva le lampadine migliori. Invece non c'era in questo dintorni di Orbassano un contesto culturale, finanziario, commerciale, come c'era
negli Stati Uniti, e pochi anni dopo la fabbrica di Cruto è stata comprata dalla Edison, che poi l'ha anche chiusa un bel po' di anni dopo, peraltro. Quindi vedete che il genio ci vuole, ma poi ci vogliono anche delle circostanze. Mancava il contesto, a Cruto mancava il contesto. E mancava anche la capacità di lavorare con dei grandi gruppi, cosa che invece in America è molto diffusa, perché esiste anche un ingegno collettivo, come ci insegnano le api e le formiche, e le comunità creative sono le comunità in cui ci si scambiano molte idee. Una comunità creativa è la vostra, perché qui ci sono interessi molto diversi. È molto utile che un ingegnere parli con un biologo, che un biologo parli con un chimico, che un chimico parli con un matematico. Le cose intelligenti non vengono fuori tra due biologi o tra due matematici o tra due ingegneri, nascono quando le culture si mescolano, e questo è estremamente importante se si crea un ambiente per la ricerca. Non sempre purtroppo è così. Potrei raccontarvi la storia di Archimede, ma non c'è il tempo, e quindi potrei raccontarvi una serie di scoperte, ognuna delle quali è una storia meravigliosa. Non lo faremo perché è tardi e perché deve rimanervi un po' di curiosità. Vorrei ricordarvi l'importanza delle mani, che ho già un po' ricordato, scrivere in corsivo anziché in stampatello. Vi ho ricordato Croto e la storia del Meccano versus Lego. Vi faccio vedere questo signore che si chiama Cédric Villani, è un matematico. Io l'ho avuto ospite a Giovedì Scienza al Teatro Colosseo qui a Torino. È un personaggio, viene anche chiamato la Lady Gaga della matematica, va in giro con quell'enorme ragno appeso a una giacca strana con una strana cravatta, però è un genio, ha preso la medaglia Fields, che è il massimo riconoscimento per un matematico. È venuto a Torino e ha spiegato come funziona la creatività di un matematico. L'ha spiegato gesticolando con le mani, ma io che ero sul palcoscenico e guardo una persona che sa già questo aneddoto perché glielo ho raccontato pochi giorni fa, e io che ero sul palcoscenico per presentarlo, ho visto che a un certo punto lui si è tolto le scarpe e ha cominciato a gesticolare anche con i piedi. Allora, le mani sono una cosa nobile, sono un prolungamento del cervello, e anche i piedi lo sono, le scimmie lo sanno benissimo, anche i piedi lo sono. E quindi questa capacità di coordinare i movimenti, di quindi avere una parte motoria del cervello che risuona insieme con la parte intellettuale, con la parte linguistica, con la parte creativa nel disegno, nella musica, è una cosa molto importante, è un aspetto dell'intelligenza fluida, che è quella che io volevo incoraggiarvi a coltivare. E questo è il metodo di Cédric Villani, quello che ha illustrato in quell'occasione. È importante anche avere dei vincoli. Per esempio, Perec, scrittore bravissimo francese, ha provato a scrivere tutto un romanzo senza la E, cioè si è posto questo terribile vincolo di usare solo parole senza la E. Voi direte, ma sarà venuto un brutto romanzo? No, è venuto uno migliore, perché è stata talmente difficile l'operazione che ha dovuto curare i particolari di questo libro in modo straordinario. E quindi ci vuole questo mix di lavoro e di ispirazione e di traspirazione, come qualcuno ha detto. Potrei raccontarvi come Fermi ha calcolato la potenza di una bomba atomica, ma è troppo tardi, e quindi vi lascio con questa, va? C'è scelta. Bene, se c'è qualche domanda, sono le 7:05, ho rubato 5 minuti, però sono partito 10 in ritardo. Se non ci sono domande, invece ci diamo appuntamento al 16 di dicembre, quando ci sarà Piero Angela, che salutiamo. Ciao Piero.